e scoppiate, perché già la puzza del gas è uscita. Mancavano una manciata di minuti alla fine del tour. Per Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, 39 e 37 anni, i due vigili del fuoco morti ieri sera in via Garibaldi, nel centro di Catania, doveva essere l'ultima chiamata della giornata. Una sospetta fuga di gas, segnalata dai vicini dall'officina per biciclette di Giuseppe Longo, il biciclettario del Fortino, come lo conoscevano tutti. Su di lui si concentrano ora le indagini per verificare se in passato avesse avuto un trattamento sanitario obbligatorio e se soffrisse di disturbi psichici. A preoccupare sono le condizioni di uno dei due feriti, ricoverato all'ospedale Garibaldi. Ma è Logan Polo. La prognosi è riservata, sono ricoverati in un reparto di rianimazione, con tutto quello che significa essere ricoverati in un reparto del genere. All'ospedale il via vai di colleghi è continuo. Lo conosco da livello da ausiliario, poi entrato, ho fatto esperienza, diciamo, di rispetto, insomma. Ancora poco chiare le dinamiche dell'incidente, la procura di Catania ha aperto un'inchiesta. Al vaglio tutte le ipotesi, dall'errore umano al dubbio che ad aprire le tre bombole di gas ritrovate nell'officina sia stato lo stesso Longo, forse per cucinare o per mettere fine alla sua vita. Anche l'intervento più banale poi può diventare un intervento in cui ci possono essere feriti e vittime. In questo caso è successo e quindi non possiamo far altro che in questo momento stare vicino alle famiglie. Interrogatorio di garanzia per ma io non l'ho scaricato però un po' in provincia di Siracusa ha ucciso a coltellate la compagna poi gettato il corpo in un fosso. Ieri sera c'è stata una fiaccolata a ricordo della giovane vittima. Lucia Lasso. Non si può morire così, un'ingiustizia. Dobbiamo finire con questo femminicidio. Ma di tanto ieri è stata conclusa tarda sera Siracusa l'autopsia che ha accertato che Laura ha tentato di difendersi proteggendosi con le braccia da ferite riportate, ma il tentativo della giovane mamma di Giovanni è stato vano. Sarebbe morta dopo una ventina di secondi dalla pressione. Sarà comunque il risultato dell'esame storico a confermarlo. E stamattina, mentre nel carcere di Cavadonna, Cugno, che ha confessato il delitto e sottoposto all'interrogatorio di garanzia, verrà restituita alla famiglia sana della ragazza. I funerali potrebbero essere celebrati domani. Con l'operazione dei carabinieri tra Roma e Napoli sono stati smantellati due gruppi criminali che avevano a che fare con Camorra e 'Ndrangheta. Vediamo di che si tratta con Marco Curato. La Lazio è considerato vicino al Massimo Carminati. Per tutto le accuse sono di associazione finalizzata al traffico di cocaina aggravata dall'uso delle armi, spaccio di droga e in due casi lesioni commesse con armi da fuoco e modalità. Io mi dico la pasta tra. Andiamo all'estero, si è fatto saltare in aria l'attentatore seriale che con il suo attacco-bomba aveva provocato due morti, altrettanti feriti, seminato il panico ad Austin, in Texas. Sentiamo Anna Maria Marchiuta. Ha fatto esplodere una bomba nella sua auto quando ha capito che per lui non c'era altra via di scampo. La polizia era sulle sue tracce grazie alle immagini della telecamera del negozio Ani Bianco. Salto. Questo è quello senza che ho sospettato. Salto. Resta ignoto momento. Dici papà cosa ha fatto oggi? Tu vai presa perché tu hai fatto bravo. Altri pacchi non ha detto. Ha detto? E siamo al secondo giorno di interrogatorio per l'ex presidente Nicolas Sarkozy, che ormai lo sapete, è stato di fermo da ieri. Allora, Alessandro Cassieri, corrispondente da Parigi, sono ore delicatissime queste. Per lui sicuramente ieri 14 ore di interrogatorio non sono state sufficienti, era mezzanotte, vediamo le immagini, è stato autorizzato a lasciare il palazzo di Nanterre per andare a casa sua, era di nuovo di fronte ai magistrati che devono far dire perché tanti documenti, tante testimonianze sarebbero lì a dire che lui ha incassato 5 milioni di euro dall'ex conte. Questo programma è stato presentato da Ceramiche Siciliane Ruggeri, latte della Sicilia sulla tua tavola. Acquistalo subito. È proprio qui. Non ci vediamo. Poi ci vediamo. È un nuovo cartone. Che ne sono qui?
anni fa in una terra chiamata Grecia viveva un popolo di gente felice, sempre sorridente, insomma quella che potremmo definire gente dalla risata facile. Ah, e questo perché in cima a una montagna chiamata Quattro Mani, che vedete lassù, viveva un allegro gruppetto di dei che tra un banchetto e un tramonto, un bicchiere di vino e una coscia di pollo controllavano amorevolmente dall'alto la vita degli uomini sulla terra. Vediamo un po' però lo stesso. Accidenti, dai, lasciami andare, Poseidone. Ma il completo sei zero, e va via. Ora! Guardi l'atterraggio, è ancora via. Non fare tanto male, tu sei già occupato! Ti prego, scusami, piedi da te! Aiuto, fermate! Ehi, come si divertono, beati loro da grande, voglio fare anch'io la idea. Così forse mi lasceranno giocare insieme a loro. Ehi, parla! Buongiorno, papino. Perché mi gira la testa? Si può sapere che ci fai? Sì, te l'ho detto mille volte che questo non è il posto per una bambina come te. Perciò vado subito a casa e metti... Non ho mai sentito un'idea così balorda, preferisco bere il vino. Bravo, prendi tu la sbronza, così domattina non riesci ad alzare che il nonno ti striderà. Figlia Macara, tu dimentichi una cosa importante, che tuo padre è il dio del sole. È impossibile che io non riesca ad alzarmi. Sarebbe sempre notte. E poi sei troppo piccola per pensare a queste cose. Ma è più bello allora di essere la bella del sole. Quando tu sarai troppo vecchio potrai tirarti giù. Come ti permetti di fare il sole? Scatola che mi ritrovo per colpa sua, ho fatto anche tardi. Come faccio se mio padre Zeus se ne accorge? Oh, santo limbo, sono già le 8. Non c'è nessuno in giro. Oh, bello! Hai fatto tardi per via della sbronza, eh? Oh, Zeus, ave padre di tutti gli dei, uomini, animali e cose. Ti manderò in un angolo sperduto del mondo. No, padre, ascoltami, non è colpa mia se ho fatto tardi. Ci mancava solo lo spuntino, ma di me. I tuoi lavori di prima. Sono e ti farò assaggiare qualche fulmine. Ti fulmine, no, aiuto. Oh, povera Catarina, come sei sfortunata. Allora, da quanto ho capito, tua figlia Polo ti sta piantando delle grani. Quella bambina è molto irrequieta in questo periodo. Non so che cosa combinerà. Dai, non te la prendere. L'età, quando crescerà, le passerà tutto. Ma che cosa? Amore, perché tu non mangi? Ehi, uccellaccio, ti sembra questo il modo di attaccare? Sì, okay. E dimmi chi sei? Non ho scritto una canzone così brutta che è andata così malamente per giunta. Come ti permetti? Quella era la prima sinfonia di Pollo, venuta per diventare la dea della musica, se proprio vuoi saperlo. Dea della musica, con quella voce da cornacchia, fa un esposto all'ufficio rilascio di divinità. Tu non capisci niente, nanera. È tutta invidia la tua, perché io sono un dio e tu no. E vai, hai forse dimenticato chi sono? Io sono la figlia di Apollo, il dio del sole, e posso farlo muovere a mio piacimento. Lo faccio tramontare su ce ne quanto posso. Ma dai, smettila. Guarda, c'è la verità. Perché il sole è troppo basso. E se un po' non ce la fanno a sopportare un caldo del genere, dobbiamo tornare su, dai, lo sali presto. Questo rondino non mi dà ascolto, che dobbiamo fare? Che cosa hai detto? Per favore, cavallino, non fare così. Insolente, guarda che disastro hai combinato. Ho dovuto farmi prestare un cavallo da Archimede, della dea della luna. Certo, non voglio sentire ragioni. Adesso mi danni subito il sole, avanti. No. Non fare la sciocca, ridammelo. No, no. Lasciami stare, non fare il prevole. Ho detto ridammi il sole, smettila di giocare. Io te lo devo dare, che anche per sogno è mio. Ora smettila di fare la ragazzina, queste non sono cose con cui scherzare. Non mi importa niente, oggi l'ho preso io e me lo tengo. Te lo dico per l'ultima volta, lascia questo sole. Guarda che idea, non si può neanche fumare una sigaretta in santa pace. Così mi spezzate in due, attenti! Aiuto, mi ha ucciso! Oh, no, Polo!
potenza divina. Sto per farti un ricatto paradisiaco. Mi ha trasformato in una favola. Perché? Cosa? Dovevo mangiare. Mamma, ma siamo una guerra. Lo so. Vedi, papà, ti ho anche preparato la spazzatura, così dopo la vai a buttare. Se dopo... Ok? No. L'ho preparata apposta per te stamattina. Lo so. Però io mi sono andata a usare questa legge con voi. No, devi buttare quella spazzatura. Però non lo so usare. Mm. Dammi quel telecom. No, non è possibile, sei ancora qui. Quindi è tutto. E adesso devo andare fuori, non lo sai che la luna non può sorgere se manco io. Arrivederci.